Amici sportivi di Radio Doppio Zero, buonasera da Nicola Vacca. Siete in diretta con lo studio centrale della nostra emittente. Lo avete visto dal titolo principale. Si parla sicuramente questa sera dello speciale fra Picerno e Bitonto, la partita del 5 maggio 2019. Oggi c'è stata la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale Federale Nazionale. Avete un po' visto già quelle che sono le decisioni di questo primo grado, cioè il Bitonto è stato penalizzato di 5 punti e poi ci sono alcune situazioni per quanto riguarda i giocatori. Io vorrei subito salutare Mario Sicolo, che è in collegamento Skype da casa sua, credo, con il quale interloquirò fra qualche istante. Vi chiedo scusa se mi vedete in movimento con il telefono, ma sto per mettermi in contatto con l'avvocato Fabio Iudica, che è un esperto in diritto sportivo nazionale. Vediamo se riusciamo a contattarlo. Nel frattempo aspettiamo in questo momento. Mario, due parole nel frattempo che aspettiamo l'avvocato. Sì, un caro saluto a tutti quanti voi e soprattutto... Sì, avvocato, le chiedo scusami Mario. Avvocato, buonasera. Prego. Buonasera, grazie per l'intervento. Le chiediamo scusa se l'abbiamo disturbata al volo, ma era necessario poterla contattare questa sera. Buonasera da Nicola Vacca da Radio Doppio Zero. Allora, avvocato, oggi è venuta fuori la sentenza di primo grado per quanto riguarda il Bitonto Calcio. Vorrei che lei ci desse un po' il giudizio e il pensiero riguardo questa sentenza. Allora, io ovviamente ho potuto leggere soltanto il dispositivo della sentenza e diciamo che facciamo un passo indietro. Ora, il problema era, di fatto la Procura aveva chiesto solo per il Bitonto una condanna per il Bitonto per responsabilità diretta e oggettiva. Spieghiamo velocissimamente cos'è questa differenza ai nostri ascoltatori, che intanto saluto come saluto tutti voi. Beh, la responsabilità diretta si riconosce nel momento in cui un legale rappresentante viene considerato responsabile, perché c'è una sorta di immedesimazione organica tra legale rappresentante e Bitonto, cioè, per dirla in maniera molto semplice, se io riesco ad attribuire la responsabilità al legale rappresentante, automaticamente è responsabile anche, come se il Bitonto avesse agito. Io credo che il lavoro che hanno fatto gli avvocati del Bitonto sia stato encomiabile, un lavoro diciamo eccellente, perché hanno fatto secondo me quello che era il massimo possibile ottenere, cioè riuscire a togliere la responsabilità diretta e quindi a riconoscere soltanto quella oggettiva, che, ripeto, oggettiva vuol dire in sostanza senza colpa. Quindi il Bitonto è responsabile non in quanto abbia fatto qualcosa di male, ma in quanto i suoi calciatori hanno sbagliato, e che hanno sbagliato lo si deduce dal fatto che alcuni di questi hanno confessato. Ecco. Certo. Quindi qual è, per arrivare al punto conclusivo, la valutazione? È che diciamo i 5 punti erano diciamo presumibili. Di fatto è difficile migliorare una situazione del genere, perché credo che gli avvocati hanno fatto il massimo che potevano ottenere, per cui è difficile riuscire ad auspicare, noi ci lavoriamo ovviamente per tutti i tifosi del Bitonto, che in appello, che sarà 7 giorni dopo le motivazioni, che ci aspettiamo tra una massimo 2 settimane, quindi prima dell'inizio del campionato, ovviamente riuscire a alleggerire la responsabilità in termini di punti, ma in termini di punti si fa fatica, anche perché portare da 5 a 2, se non vado errato, io in matematica non sono forte, cambierebbe poco niente, e portarla magari a un minimo, con un punto se non sbaglio, se non sarebbe afflittiva, perché non comporterebbe ovviamente la mancata promozione. Quindi tutto sommato, purtroppo le mie previsioni, e mi auguro di sbagliare fortemente, è che avremo una conferma di questa decisione, ripeto, magari possono togliere qualche punto ma non cambierebbe niente, perché credo che purtroppo se ci sono state queste confessioni è difficile che il Bitonto possa sottrarsi ad una responsabilità oggettiva. Avvocato, le volevo chiedere una cosa. Come lei ha detto, solitamente passano fra i 7 e i 15 giorni che è il tempo che si prende il Tribunale per la presentazione delle motivazioni. Quindi le cose dovrebbero correre, visto che se non sbaglio il 27 settembre dovrebbero Esatto, il 27 settembre comincerebbe il campionato, ma poi non si troverebbero proprio troppo a ridosso dell'inizio del campionato, qualora poi si dovessero incastrare tante situazioni a livello di decisioni? No, non solo si troverebbero a ridosso, lei ha capito bene, infatti la prima cosa da chiedere, e lo faranno senz'altro gli avvocati, anche se con difficilissima possibilità di riuscita, è la sospensione, perché la sentenza, pur non essendo impugnabile, se non quando arrivano le motivazioni, è già immediatamente esecutiva, quindi già oggi in teoria il Foggia potrebbe giocare, ovviamente, se ci fosse, se disputasse oggi il campionato. Come lei ha capito perfettamente, c'è un problema di... perché anche se si arrivasse poi a una successiva decisione, poi abbiamo il Collegio di Garanzia dello Sport come ultimo grado, e quindi anche lì, però è chiaro che nel momento in cui inizia il campionato, se posso fare la previsione, è difficile che si cambi in corsa, per cui
se il Bitonto riuscisse a ottenere una soluzione in appello, poi diciamo, è difficile che si venga a stravolgere. Al contrario, se venisse confermata la sentenza di primo grado, come io temo, ovviamente, ma non mi auguro ovviamente per il Bitonto, è chiaro che sarà difficile poi con il Collegio di Garanzia andare a ribaltare tutto, perché dovremmo fermare i campionati, non è mai successo. Quindi, insomma. Per cui diciamo, avvocato, che probabilmente la strada sarebbe quella che il Bitonto deve ricominciare il suo campionato dalla Serie D, cioè non ci sarebbero proprio possibilità che venga ribaltata tutta la decisione? No, l'unica possibilità è, immagino che l'abbiano fatto gli avvocati del Bitonto, o comunque magari insisteranno, è chiedere, come è successo ad esempio proprio al Foggia, per dire una, che venga squalificati per la prossima stagione. In questo modo cosa potrebbe accadere? Potrebbe accadere che si prenda una squalifica, però da scontare la prossima stagione, quindi avrebbe il carattere di afflittività che dicevamo prima, però ovviamente lo andrebbero a giocare la prossima stagione. La difficoltà è che questi sono fatti che addirittura risalgono ancora una stagione prima. Avvocato, mi dica. No, dico, questo è quello che si potrebbe chiedere, però non è detto, è difficile ottenerlo, c'è una squalifica per il prossimo campionato. Allora Mario, ti saluto adesso come si deve, Mario Sicolo, direttore del Dabitonto. Allora Mario, dalle parole dell'avvocato, che cosa hai potuto percepire, insomma, che c'è un cauto ottimismo o che ormai dobbiamo, dimmi. Nicola, io già stamattina sulle pagine della Gazzetta del Mezzogiorno avevo parlato di cauto ottimismo, ed in effetti, come già ha detto l'avvocato, i legali del Bitonto hanno compiuto qualcosa di grandioso giù di lì, dal momento che effettivamente loro sono riusciti ad ottenere gran parte di quello che poi sarebbe stato il loro obiettivo, ed era il loro obiettivo. Tant'è che l'arringa degli avvocati degli studi Gironda e Cantamessa, che sono andati a Roma, è stata e apparsa a tutti efficace e convincente. Probabilmente manca ancora un piccolo tassello, ed in effetti tutto si gioca su quei 5 punti di penalizzazione, anche se, ripeto, adesso si può far premio proprio sulla sentenza emanata oggi, nel senso che si può giocare tutto sulla completa, assoluta innocenza e estraneità ai fatti del presidente Francesco Rossiello e del segretario Paolo D'Aucelli, che in effetti, al di là del fatto che lo si poteva capire già in passato, però la procura non ci sentiva da questo orecchio e andava avanti per la sua strada, ponendo e imponendo anche delle posizioni ai due imputati, allora imputati, che tra l'altro non apparivano più nel procedimento penale, non sono mai apparsi nel procedimento penale, sia il patron sia il segretario, cioè nonostante continuava a incolparli al punto tale da averli definiti poi in seconda battuta. Allora a questo punto, se vengono assolti in toto due dirigenti, è ovvio che la società, a parte il fatto che è chiaro anche agli occhi di un orbo che il Bitonto non ha tratto alcun profitto, il Bitonto come società, né come un profitto economico, né tantomeno un profitto sotto l'aspetto della classifica, almeno 2 anni fa. Di conseguenza, io credo che, dato anche il grado di afflittività che è stato dato a tutte le pene che sono state irrogate, resta probabilmente quella posizione di 4 anni di inibizione a Nicola De Santis, che non vorrei venisse ancora considerato direttore generale quando all'epoca era soltanto un calciatore, e a quel punto diventerebbe in toto oggettiva e quindi si passerebbe a squalifiche e ammende eventuali, ma la società non verrebbe toccata. E vado ancora oltre, quei 5 punti potrebbero essere dati nella stagione che arriva, anche perché è il rituale che vengano scontati sulla stagione trascorsa, dal momento che il Bitonto comunque non ha avuto alcun vantaggio da quella sconfitta, certo, da folli sarebbe pensarlo, quindi non c'è stato il vantaggio sulla stagione a seguire. E quindi tu, se realmente vuoi dare concretezza alla sanzione che stai combinando, devi dare la penalizzazione nella stagione che è incipiente. Tutto qua, io penso che sia qui, si giochi tutto qui la partita. E siccome i legali hanno dimostrato di sapere il fatto loro, di essere, come dice qualcuno, pluripallici, dovrebbero fare la loro parte. Mario, ti interrompo un attimo perché abbiamo in linea Vincenzo Murgolo, nostro amico collega di Radio Norba. Vincenzo, ciao.
Ciao, buonasera, ciao Nicola e un saluto ai tuoi ospiti. Grazie. Allora, Vincenzo, mi dici qual è il tuo pensiero al riguardo? Parla, allora, ti chiedo di parlare adesso da giornalista e poi magari dopo parliamo da sportivo, da bitontino. Allora, riassumo il mio pensiero in una frase che ho scritto proprio pochi minuti fa su Facebook. Questa sentenza la possiamo riassumere così, carte alla mano. Una partita d'andata persa, perché è chiaro che stanti così le cose, il Bitonto resterebbe in Serie D, però persa avendo segnato un gol in trasferta, quindi con l'assoluzione di Francesco Rossiello già in prima istanza. Lo snodo decisivo per questa storia è quello, fermo restando poi l'ultimo grado davanti alla Corte del CONI. Però ecco, se dovessi riassumere in una frase, si è persa la partita d'andata, ma segnando un gol in trasferta. Senti Vincenzo, ti volevo chiedere una piccola cosa che ho ascoltato in un'altra emittente, proprio con le parole dell'avvocato Fabio Iudica. Ti risulta che, fra virgolette, e parlo in maniera molto virgolettata, che il Tribunale Federale Nazionale sia un po' più cattivo rispetto ai prossimi gradi di giudizio? Allora, diciamo che aver in qualche modo portato a casa questo risultato rispetto alle richieste iniziali è sicuramente un ottimo, sicuramente molti degli amici che ci ascoltano si ispira al diritto penale, alla giustizia ordinaria, però con delle differenze non da poco. Per esempio, i tempi sono giocoforza più ristretti, l'onere della prova è invertito rispetto alla giustizia ordinaria, quindi è compito di chi si difende dover dimostrare la propria innocenza e non di chi accusa dimostrare la colpevolezza. E peraltro anche il contraddittorio tra le parti non avviene, ovviamente per una ragione di tempo, nelle stesse modalità, della giustizia ordinaria. Quindi è chiaro che essere riusciti a ottenere questo risultato già in primo grado è un segnale incoraggiante in vista del prossimo grado di giudizio. Mi permetto anche di aggiungere, Nicola, poi ti lascio la parola, che i primi due gradi di giudizio sono quelli in cui si decide larga parte della vicenda. Perché? Perché sono i due gradi di giudizio sotto la giurisdizione della Federcalcio. Inoltre la tempistica con ripescaggi, riammissioni, anche il sorteggio dei calendari, l'inizio del campionato, fa sì che la Corte Federale d'Appello in qualche modo delinei il quadro. Poi, ripeto, il CONI avrà il compito di limare quello che è il quadro definitivo. Ricordate quello che è accaduto nel 2006. Nel 2006 a luglio ci sono state le sentenze, ci sono stati i primi due gradi di giudizio del processo sportivo di Calciopoli, Corte d'Appello federale in prima istanza, Corte federale in appello. I verdetti della Camera di Conciliazione e Arbitrato del CONI sono arrivati soltanto a ottobre, a campionati già iniziati. Ok, Vincenzo, ok. Abbiamo capito un po', insomma, qualcosina in più per quanto riguarda questa situazione. Io non so se Mario ha sentito tutto quello che è stato l'intervento di Vincenzo e ha una domanda da fare a lui, perché mi sa Assolutamente che sì, no, gliela devo girare io. io so che Vincenzo, che saluto ovviamente, Ciao Mario, ti caramente, sento male purtroppo. Vincenzo è Sì, un ragazzo Vincenzo ti sente male, però gliela dico talentuoso io. e di grande competenza. E volevo chiedere, siccome so che Vincenzo è una grande memoria storica, volevo sapere, lui è a conoscenza per esempio di qualche precedente, anche nell'ambito di questi stessi campionati tra Serie C, Serie D, insomma. Qualche altro precedente simile a quello del Bitonto che ha avuto un esito differente rispetto a questo? Vincenzo, dimmi se hai sentito la domanda o te la devo rifare io. No, me la girerai tu, Allora, in Nicola, pratica, mi dispiace, Mario, non ho sentito no, Mario. tranquillo. Allora, Mario tesseva le tue lodi per quanto riguardava la tua memoria storica e si chiedeva se, Lo ringrazio. se un atteggiamento del genere si è avuto nel tempo scorso durante anche gli stessi campionati di Serie D che ci sono stati in passato. Allora, questa mattina parlando con alcuni colleghi e peraltro parlando proprio meno di mezz'ora fa con il nostro comune amico Pasquale Scivittaro, ricordavo quello che è accaduto 8 anni fa al Siena.
Una vicenda che credo molti ricorderanno, perché fu la vicenda che portò alla squalifica per omessa denuncia di Antonio Conte, Conte. Che era l'allenatore del Siena. Bene, in quella vicenda il Siena rispondeva di 7 illeciti sportivi, erano contestati 7 illeciti sportivi, e non era coinvolto in quel processo nessun altro dirigente. Il presidente dell'epoca, Mezzaroma, non fu nemmeno deferito. Poi la retrocessione arrivò sul campo al termine della stagione successiva, ma il Siena rimediò 6 punti per 7 illeciti sportivi a titolo di responsabilità oggettiva. Quindi, facendo una divisione, neanche un punto a illecito sportivo. Quindi è chiaro che c'è proprio questo precedente di scuola, ma ce ne sono anche tanti altri nel corso degli anni, per cui diciamo che chi in questi giorni è stato un po' più tiepido sull'esito di questo procedimento davanti al Tribunale Federale Nazionale, diciamo che qualche ragione ce l'aveva, ma qualche ragione dovuta sicuramente non al tifo, non a simpatie o antipatie, ma ad una giurisprudenza che è ampia sul tema. Grazie Vincenzo per il tuo intervento, speriamo insomma che... Grazie a voi. Grazie a te, speriamo che insomma nei prossimi giorni la situazione possa logicamente andare a favore della se nostra... Se mi consenti una come chiosa, no, certo. Nicola, io credo che la cosa positiva in questo momento sia che i tempi sono talmente ristretti che il quadro verrà delineato in pochi giorni, quindi okay. Diciamo la situazione non arriverà alle calende greche, come si dice. Infatti proprio di questo stavo parlando prima con l'avvocato Iudica, cioè in pratica si arriva troppo a ridosso del 27 e addirittura gli avvocati dovrebbero essere bravi nel far slittare l'inizio del campionato, cosa che comunque lui diceva era abbastanza utopistica come situazione. Lo sarebbe stata in tempi normali, figuriamoci in questa stagione che deve fare i conti con situazioni ben più serie. Grazie ancora Vincenzo Murgolo, giornalista di Radio Norba. Grazie a voi. Ciao Vincenzo, grazie per il tuo intervento. Allora Mario, insomma, come vedi la situazione non è brutta, però insomma c'è da tenere presente tanti piccoli tassellini che poi possono portare sia in positivo che in negativo la situazione a casa Bitonto. Tieni conto che un mesetto fa già si paventava un dramma ancora più aspro, se pensi che si pensava ad una retrocessione addirittura all'ultimo posto della Serie D, quindi all'eccellenza, è quello veramente che avrebbe portato ad intonare il De Profundis per il pallone bitontino dopo aver raggiunto, diciamo, il sogno della Serie C. Quindi diciamo che adesso si può partire appunto da questa sentenza, diceva bene Vincenzo, con questo gol segnato in trasferta che potrebbe valere doppio al momento della Corte Federale del secondo grado di giudizio. Detto questo, a me preme sottolineare, rimarcare di questa vicenda, perché poi alla fine stiamo parlando comunque di, come avrebbe detto Carlo Emilio Gadda, l'ingegnere volante, come fu ribattezzato da Alberto Arbasino, un pasticciaccio brutto c'è stato. Su questo non ci piove, abbiamo anche calciatori rei confessi, quindi voglio dire, io dico, è bene che non si vengano considerati degli appestati questi ragazzi che hanno sbagliato, però è anche vero che è necessario richiamarsi e richiamare ad un'altezza etica fondamentale al momento in cui si sceglie di battersi per dei colori, per una maglia, perché voglio dire, ecco, mi preme dire questo, ora non so se sono in tema o fuori tema, però in questi giorni tutti quanti noi siamo stati raggiunti da ragazzi che ci mettono il cuore per i colori nero-verdi, che tifano con estrema, sconfinata, eccelsa passione per il Bitonto, per il Leone, e io mi permetterei di dire che forse uno dei primi di questi tifosi che ci mettono il cuore è proprio Francesco Rossiello. Ed ecco che probabilmente chi poi va in campo, se è vero come è vero che non è giusto che venga trattato come un portatore, non so, di male, però è anche vero che deve rispettare chi ama i colori nero-verdi, sempre. E quando dico questo mi riferisco non soltanto ai giocatori che magari fanno atto di slealtà con questi accordi illeciti,
ma sotto ogni punto di vista, da ogni livello e ad ogni livello. Anche magari qualcuno, se qualcuno magari prende in giro i tifosi, ecco, è bene cominciare e tornare a rispettarli per loro come tutti i bitontini, per cui alla fine da attori, registi, che magari non è che si interessassero sempre, che non... eppure Mario si è si è bloccato, bloccato, stava stava dicendo, dicendo insomma. insomma, gli stava facendo il suo pensiero a riguardo questo. Adesso vediamo se riusciamo a recuperare Mario. Io volevo soltanto leggervi il comunicato stampa dell'Unione Sportiva Bitonto Calcio, che è stata pubblicata circa alle ore 19:30 orientativamente. Dice: l'US Bitonto Calcio comunica che quest'oggi si è tenuto il dibattimento presso il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare della FIGC, in ordine alla presunta combine per la partita Picciarelli-Bitonto disputatasi il 5-5-2019, all'esito del quale il TFN ha disposto il proscioglimento sia del presidente Francesco Rossiello sia del segretario Paolo Docelli, ma ha penalizzato la società con 5 punti in classifica per la stagione 2019-2020. In attesa di leggere le motivazioni del dispositivo, sembrerebbe che il TFN abbia escluso la responsabilità diretta della società, rigettando in toto, fra l'altro, le istanze avanzate dalla Procura Federale Sportiva nei confronti del presidente e del segretario e parzialmente quelle nei confronti della società. Trattasi di dispositivo che soddisfa parzialmente le aspettative e le richieste della società, che continua a dichiararsi completamente estranea ad ogni addebito formulato dalla procura sportiva. Sicuramente un primo passo è stato fatto, ma non sufficiente. La società Neroverde continua ad avere piena fiducia nel lavoro della giustizia sportiva e resta in attesa della pubblicazione delle motivazioni del TFN, anche per le più opportune valutazioni in ordine all'impugnazione della stessa, auspicando di poter perseverare nell'obiettivo comune della società, dei tifosi e della città intera, giocare il campionato di Serie C. Se questa partita è una di quelle da giocare nel secondo tempo, allora la società giocherà fino alla fine per portare a casa la vittoria. E questo è dunque il comunicato ufficiale che troverete sulla pagina ufficiale del Bitonto Calcio, che è stato rilasciato circa un'ora fa, dopo la sentenza. Mario, ci sei? Ti ritroviamo? Ti ascoltiamo? Ti aspettavi comunque che ci fosse il silenzio stampa della società anche oggi, dopo questa uscita del tribunale? Guarda Nicola, per ovviamente esigenze lavorative, tutti quanti noi, no? Anche insomma, no, noi della radio, dei giornali, abbiamo tra virgolette combattuto con questa posizione, no? Con la loro scelta della cortina del silenzio. Però alla fine credo che abbia pagato e credo che sia stata una strategia sacrosanta quella adottata dal Bitonto Calcio. E penso che proseguire su questa strada non potrà che aiutare ulteriormente a rafforzare la propria posizione, anche perché in queste situazioni molto delicate è sempre bene parlare cum grano salis, capito? Con giudizio, con accortezza, con oculatezza, e anche perché insomma è facile anche dire qualche parola fuori posto. È vero che non è il caso del Bitonto Calcio, però il rischio è quello e magari innescare anche delle polemiche che potrebbero andare anche ad influenzare chi eventualmente dovrebbe prendere delle decisioni al riguardo. Quindi, secondo me, ripeto, è chiaro che a noi non ha fatto bene cozzare contro il muro di gomma del silenzio della società, però alla fine abbiamo capito che era la scelta più giusta, quella da adottare, cioè quella del silenzio. Grazie ancora Mario, grazie per il tuo intervento, un abbraccio, Grazie a ci voi, sentiamo buona serata a presto. tutti. Grazie a Damian Girulli che ha curato la regia, grazie a Nicola Vacca per essere stati in mia compagnia, l'appuntamento e alle prossime occasioni.